Bene, prima ho cercato di raccontarvi un po' la giornata di oggi, questo quindicesimo giorno di quarantena totale in Italia, ma sembra che la curva un po' si sia, diciamo, si sia regolarizzata. Allora noi vogliamo fare un po' qualche riflessione. Intanto, il fatto che si sia, diciamo, regolarizzata, ci siano stati comunque meno morti, meno ammalati e meno contagi, questo non ci deve entusiasmare più di tanto. La prudenza bisogna sempre comunque tenerla, bisogna rimanere sempre comunque vigili. Bisogna ancora dare un giro di vite alla situazione, nel senso che io lo ripeto da 10 giorni, 15 giorni, tutti i lavoratori, dipendenti pubblici, dipendenti privati devono fermare le loro attività, a parte quelle indispensabili, ma sono pochissimi se vogliamo andare a vedere. L'economia sicuramente non si regge in questo modo, non si regge tenendo aperti pochissimi negozi. Quindi il problema si affronterà dopo. Pertanto bloccare immediatamente tutte quelle attività non ha senso. Per esempio, in consiglio alla Regione Calabria ci sono dipendenti che vanno a lavorare, a fare cosa? Ma con quale stato d'animo? Senza nessuna precauzione, senza nessuna difesa. Cioè, ragazzi, non è possibile tutto questo. Bloccare poi i trasporti. I trasporti, i treni, gli aerei, ma a questo punto io bloccherei anche le macchine. La macchina tu la utilizzi in città solo per andare a fare la spesa. No, non puoi andartene in giro da una parte all'altra a fare cosa? A fare che? Bisogna tenere botta 15 giorni, 21 giorni, male che vada, e solo in questo modo riusciremo a bloccare veramente il contagio e a evitare ulteriori morti. E a evitare anche il rischio che corrono comunque poi i medici, gli infermieri, i paramedici, i volontari che comunque si danno da fare. Sì, prendono le precauzioni, però sono dei palliativi alla fine, perché la percentuale di rischio di contagio è elevatissima, per cui sappiamo già quelli che sono i numeri. Un'altra cosa che mi fa piacere è che Marcello Anastasi, io resto in Calabria, il neo consigliere regionale, non dico che abbia ascoltato il mio appello perché lo sto dicendo da 10 giorni, tutti i parlamentari, sia a livello centrale di Roma, ma sia a livello regionale come consiglieri regionali, dovrebbero mettere a disposizione il loro stipendio di marzo, visto che non stanno facendo un cazzo, diciamocelo, dai. In ogni caso, vivono anche senza uno stipendio. Ecco, prendere ognuno di questi, i 1.000 parlamentari, e poi se sommiamo tutte le regioni, 30 sono in Calabria, se ne saranno un altro 1.000, moltiplicati per 15.000 euro, insomma, è un bel gruzzoletto, un gruzzoletto che dovrebbe andare in aiuto a quelli che sono gli operatori ospedalieri o comunque gli operatori sanitari in generale, sia in attrezzature, sia in indumenti di difesa personale contro il virus. Insomma, cerchiamo di essere, di emulare in questo caso Marcello Anastasi, che ha donato il suo intero stipendio di un mese per acquisti. Adesso non ho ben capito, però non ha importanza, per aiutare comunque la lotta al coronavirus. Fatelo tutti, fatelo, senza tergiversare, senza pensarci su. Marco Siclari e Francesco Cannizzaro hanno dato l'indennità, però non so se l'indennità corrisponde all'intero stipendio, non credo. Quindi date l'intero stipendio.
anche voi due, quindi non giochiamo con le parole. L'indennità è tutta, se tutta avete fatto bene, se no prendete l'intero stipendio, indennità, non indennità, lo prendete e lo consegnate, non so, andate all'ospedale, al grande ospedale metropolitano, all'ospedale di Gioia Tauro, cioè scegliete voi, non è un problema, comprate mascherine, comprate tute, cioè fate quello che cavolo volete, però fate un gesto concreto, insomma, cerchiamo di essere per una volta solidali toccando anche quella che è la tasca. Poi sul resto, noi operatori dell'informazione cercheremo, oggi probabilmente non andremo da nessuna parte, domani abbiamo una serie di incontri in giro per la provincia di Reggio, sentiremo un po' quelli che sono i rappresentanti istituzionali dei vari paesi, insomma, cercheremo di battere il territorio, andremo a cercarci le notizie, proveremo a sentire anche le persone, se incontreremo delle persone, per capire come stanno andando effettivamente le cose. Cioè, cerchiamo comunque di mantenere il livello di informazione. Non perdendo il contatto con il territorio. È vero, il coronavirus ha interrotto i rapporti internazionali, sto dicendo, interpersonali, però non ha interrotto la possibilità di andare a dargli quelle che sono le situazioni, non solo in città, ma anche nei paesi limitrofi, sentire vari sindaci, come abbiamo fatto ieri col sindaco di Palmi, Ranuccio, col sindaco di Rosarno, Idà, per capire insomma come queste comunità stanno vivendo questo momento epocale con un nemico invisibile, un nemico comune che si chiama coronavirus. Bene, finisce qua. Quest'altro editoriale, ho detto tutto e ho detto nulla, quello che è importante è resistere, resistere per esistere, questo è l'hashtag che lancia l'Arciere, quindi andrà tutto bene, nulla sarà più come prima, ma adesso resistere per esistere, perché forse non l'abbiamo capito, ma c'è in ballo anche quella che è la nostra esistenza. Noi siamo fiduciosi che con la tecnologia, gli scienziati che abbiamo, tutto questo possa essere debellato in breve tempo, ma qualora non lo fosse, noi dobbiamo resistere per esistere. Questo è l'urlo di battaglia dell'arciere, resistere per esistere. Grazie e alla prossima. Resistere per esistere.